Quello proprio non lo sopporto. Ciao. Ho sparato letteralmente un intero caricatore di frittella a un player fermo, missandolo. Guardate. Sì, perché sono fatti che manco gli indiani quando buildano. Beh, fanno delle belle strutture, Sì, certo. Come se le facessero loro. Facciamo finta che sia così. È andato sopra il tetto. Ora è in alto. Ah, oh, quanti colpi devo tirarti? Mannaccia, chissà, cia. 68. È bello il tattico che fa tutti questi bellissimi, fa danni fantastici, incredibili, pazzurdi. Oh megalol, oh megalol, oh megalol, oh megalol, oh megalol. I am looking for something very special. Ah, oh, vedi? L'ho detto, raga, sto cercando qualcosa di speciale e la trovo subito nella prima cassa. Oserei dire uscito. Fucking fenomenal. Che hai trovato? Cosa hai trovato secondo te? Lo spazio? Beh, grazie. Ma te lo stavo dando io. Ti ho detto. Non è soddisfacente farmi regalare le cose. Preferisci trovarle. Bisogna ottenerle nella vita. Va bene, capo. Learn and shut up. Comunque pare che abbiano messo questo perk appositamente perché sapevano che doveva tornare lo spazio con meno colpi. Ora che ci penso. Salve! Prenditelo tu, Viola. Che questa era la strategia di marketing chiamata Fusenkasen, Pasenesen, Chasen. Ti voleva nascondere il brother, oh, raga. Ah, mio l'ho fatto proprio saltare, proprio bombardamento tattico, ti giuro. Perché mi spottano? Che vogliono da me? Ma dove ti ha sparato, scusa? Qua da me. Ecco, meno male che me l'hai detto. 47. Oh, qua c'è l'altro. Come ho fatto a non prenderlo? Che c'era solo lui. Sono le slurpa. Ok. Arrivo da te. Tragi Naig. Sbagliato. 126. Mi faccio subito la slurpa. Così muoro. 126, papà. Colpista. Morto. Ma... distrutti. Addio, addio, brutti balbuzzi. Questo rumore. Ci hanno fatto taglia 2. Dove so? Eccolo qua. Aspetta che devo spezzarmi le cose. Mi hanno spottato da dietro, mi sa. 36 crack. C'è un problema tecnico. Lì. Sono caduto. Quella. Fatta. L'hanno ucciso qualcuno. Io. No, l'ho fatta io. 76. Aspetta, chicca, che recupera max. 78 crack. Dov'è? Là sopra? Sì. Qua dunque, c'è lo spazio viola. Non so dunque stavo starnutendo, Cristo Dio, mi hanno sparato in quel momento. Che sfiga. Sì, 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 arrivo. Vedi, ah, addirittura reboot. 50 white. Se non ha delle cure muore, cioè non ce la fa. Che fa ancora uno però. Io, sì, infatti, se no ce la fa. Lei è pieno di loot. Va bene, we don't care. Vediamo se dove è il percolo del headshot più forte. Le armi che usano munizioni pesanti. Eccolo qui. L'amore mio. Penso. 14 white. Fatto. Ok, era white. L'altro è pure dietro. L'ho hitato, io ho fatto tipo 70. Non so dove sia però il morto, sincero. Settanta crack. Fatto. Tappa del mio. Apposta. Non che entrare con sto coso... aggressivo, troppo forte. Il cecchino esplosivo. Mm-mm, cioè, gli metti il muro a 100 HP e poi lo spacchi così in un attimo. Vieni. Sì, è proprio sgravo il fatto che spacchi. Pasqui, buonasera, bello. Che spacchi così le strutture, raga. Cioè, l'unica cosa che mi rende poco poco dubbiosa sullo spas, ve l'ho detto già prima, è il fatto che. Non tanto che c'ho un colpo in meno, perché quello sti cavoli. Alla fine c'è il perk che compensa che carichi più velocemente i fucili pesanti. E quello non è il problema. È che secondo me il marasmo overall in close range e nei box fight secondo me è molto molto più forte. D'altro canto c'è il lato positivo che lo spas comunque
a distanza fa comunque bei danni. Cioè, fa, arriva a fare anche 47 in headshot se tipo sei, non dico troppo lontano, un minimo. Quindi questa cosa lo rende molto forte, soprattutto secondo me in moving e in rotation, principalmente. Beh, senti, andiamo, vieni. Una knock. Craccato. Fatto, uno sulla barca. C'è l'altro dietro, occhio. Occhio. Sei 100. Madox, perché di combo, raga. Qua c'era l'altro, occhio. 5 volte 28 morto. Ma che combo! Madonna. Mamma mia. Solida. Ragazzoli, un minutino di pausa perché sono qui per annunciarvi la mia nuovissima collaborazione con Nvidia e Draco. E oggi vado a dimostrare dell'importanza, soprattutto per noi videogiocatori, di Nvidia Reflex. E vi dimostrerò tramite questo video e questo grafico quanto è importante tenerla abilitata piuttosto che disabilitata. Qui ragazzi possiamo notare la differenza dei vari step tra 60, 144 e 360 fps ed hertz del nostro monitor, che chiaramente, come sappiamo, più andiamo ad aumentare gli hertz di fps, più il nostro gioco sarà molto molto più fluido e avremo proprio un tempo di risposta letteralmente istantaneo. Quindi questo è sicuramente un valore fondamentale per noi videogiocatori che magari vogliamo giocare in maniera più competitiva, e con Nvidia Reflex è possibile arrivare ad ottenere queste prestazioni in maniera letteralmente stabile. Per maggiori informazioni inerenti a Nvidia Reflex e su come abilitarlo, vi lascio qui sotto in descrizione il link e tutte le varie informazioni importanti. E adesso ragazzi però continuiamo con il nostro gameplay di Fortnite. Questa ha preso il pipino, cioè il pipone, scusami. Prendo lo spotter. Ma è una 2 che manca? Sì, è una 2. Yes, it's a duo. L'ho visti. Qua chicca, sotto il ponte. Ok, mo rispotto. Comunque tipo, vedi, un po' tipo esplosivo, no? Questo qua, che bello, chiamo pompa. Più lo spas, giochi solo long range, non devi fare niente, giuro, è proprio forte. Prova a spottare. Posso provare a fare una roba? Vai, non sparo, sono due bot, vai. Ma cosa fa? Guardalo, mo, poverino. No, poverino, mo. Li guardo? Dai, guardali, mo! Guarda che carini! Ah, sono cattivi, eh? Sono di Maranza di Milano. Ah, mo, guardalo, dai, mo! Ma guardalo! Ah! Pensavi fosse tifo con lo skin. Ah, no, vero, tifo ha smesso di streamare, scusami. Madonna, il mio amore ha smesso. Sì, ma a un certo punto mi hanno full traccato con la mitraglietta, lascia perdere, ma non le vado 100... Saranno i bottini con le mi hanno spettacolo. Mi hanno levato 130 in una frazione di un millisecondo, che manco ero così freddo ai tempi d'oro. Un attimo mi stavo sentendo il tipo uno skin. Bello, comunque allora no, cioè nel senso rimane sempre forte a mio avviso, però è da valutare bene tipo nelle partite quelle un po' più serie. Mm.